Grazie Jacobucci, grazie per questa introduzione, grazie a voi tutti per questo incontro, benvenuti e buonasera a tutti. Un saluto e un ringraziamento particolare desidero rivolgere ad Enrico Letta, che concluderà con le sue riflessioni questo incontro, per la volontà di arrivare, venire da noi per darci anche un conforto in questa riflessione che viene fatta sulle possibilità per le aziende marchigiane di introdursi e di partecipare ai fondi europei. Le risorse dei fondi europei, voi le conoscete, sono molto importanti e c'è un periodo di maturazione di queste risorse e della sua utilizzazione che dal 2014 al 2020. Vorrei ringraziare anche la Camera di Commercio di Ancona che ci ospita nel suo auditorium, e il Presidente Giorgio Cataldi che ci ha fatto arrivare il saluto da un contemporaneo incontro che la Confartigianato ha da un'altra parte qui in cui è impegnato. Prima di fare qualche considerazione voglio parlare un po' dell'economia italiana. Sono stato lunedì a Bologna per ascoltare un intervento del Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, che viene considerato oramai da tutti il salvatore dell'euro, centrato insomma sulle attività in Europa e anche in Italia. Credo sia una riflessione utile anche per il nostro incontro odierno, una riflessione sull'economia europea. Oggi l'economia europea è più solida, l'ha dichiarato anche Draghi, e puntiamo ad una stabile ripresa per effetto delle misure efficaci che la Banca Centrale Europea ha fatto, allargando il credito e riducendo i tassi di interesse. E Draghi ha detto una frase che è un po' il seguito delle frasi che ha detto in precedente: se necessario faremo di più per aiutare la ripresa. La crescita in Europa è ancora una crescita bassa, siamo poco più dell'1% rispetto al 2% ad esempio degli Stati Uniti d'America. Un aumento della nostra ripresa è dovuta all'aumento dei consumi interni, mentre si è indebolita la domanda estera, un po' per le turbulenze in tutto il mondo, e siamo accompagnati da una bassa inflazione, anche troppo bassa rispetto ai progetti europei, ma che è dovuta alla caduta del prezzo del petrolio. Determinante, ha detto Draghi, per una stabile ripresa sono gli investimenti. Gli investimenti durante questo periodo di caduta insomma, dell'economia generale sono diminuiti in Europa, ha detto, del 15%, e la ripresa degli investimenti è solo legata e generata dalla fiducia dei cittadini e delle imprese, e legata anche alle riforme strutturali che i governi si sono impegnati a fare. La riforma bancaria europea, ha detto Draghi, è stata già definita e attuata, e ora occorre completare l'unione monetaria. Se andiamo all'Italia, vorrei dire che la notizia italiana un po' enfatizzata è quella che noi si abbiamo raggiunto il 0,7 o 0,8 di crescita quest'anno, ma se noi guardiamo bene le cose, l'Italia è l'ultimo dei paesi avanzati ad uscire dalla
crisi economica. La domanda interna anche in Italia è tornata a contribuire alla crescita del PIL e si attende qui il completamento delle riforme strutturali che sono state certo avviate dai governi per rendere costante nel tempo il processo di sviluppo. Tre sono i fattori positivi che hanno influenzato e favorito la ripresa italiana. Prima, come ho detto, sono le decisioni della Banca Centrale Europea che hanno ridotto ai minimi storici i tassi di interesse e salvaguardato la validità dei titoli del debito pubblico italiano. Nessuno dubita più del debito pubblico italiano, cosa che qualche anno fa era sempre in discussione. Secondo fattore che ha aiutato questa ripresa è la parità di equilibrio tra l'euro e il dollaro, contro una valutazione dell'euro che era troppo superiore. Il terzo è la caduta del prezzo del petrolio e delle principali materie prime. Qui, pochi giorni fa, abbiamo fatto qui un'altra riunione con il dottor Cottarelli, che ha presentato il suo libro e che ha fatto una considerazione che le prospettive delle famiglie, delle imprese italiane sono positive. E se la nave Italia, dice, naviga in acque più tranquille, la speranza è che non venga una nuova crisi internazionale a bloccare questo processo virtuoso di ripresa. D'altra parte, il Censis di Derrida parla di un'Italia in letargo esistenziale collettivo, una parola, un'espressione molto pesante, collegata ad un aumento del risparmio anche appunto in questo periodo di crisi e della sobrietà delle famiglie che sono ritornati ai vecchi risparmi contadini dei tempi delle austerità. Però mentre c'è, come si è detto, un cosiddetto letargo, c'è anche una minoranza di imprese e di imprenditori che specialmente giovani, che si attivano nelle loro esportazioni, per cui oggi le esportazioni italiane sono quelle che ci equilibrano e che ci permettono di fare una buona attesa di ripresa. Certo, c'è un punto molto pesante, questo qui vorrei dare il punto, non si può dar torto a Derrida, quando vediamo l'importanza e il numero delle grandi e medie imprese che in questi anni hanno ammainato la bandiera italiana, dalla Fiat alla Pirelli, alla Talcementi, a tante imprese del Made in Italy. Sono state calcolate che negli ultimi 3 anni ben 450 imprese italiane sono finite in mani straniere. Se passiamo alle Marche, le prospettive economiche sono sostanzialmente in linea con quelle italiane, con una tendenza ad un lieve ribasso. In base alle previsioni di Prometeia, il PIL regionale nel prossimo triennio potrebbe registrare un leggero incremento del distacco dalla media nazionale. Potrebbe aumentare, ma leggermente meno della media nazionale. Rimane costante il PIL per unità di lavoro per i prossimi 4 anni, secondo le previsioni, e viene sottolineato un problema di produttività. Sembra che la produttività delle imprese marchigiane non si incrementi e rimanga sempre allo stesso livello, ma qui c'è un
un punto che mi sembra sempre un po' sbagliato nella contabilità, perché quando si fa la contabilità delle ore lavorate o delle personale impiegato, anche coloro che sono in cassa integrazione vengono considerati dei lavoratori attivi, mentre invece per varie ragioni non lo sono. Quello che resta forte nella nostra regione è la propensione all'export, che dopo le difficoltà di quest'anno per varie ragioni, in particolare nel settore della farmaceutica abbiamo avuto una riduzione, dopo quest'anno si riprende un'attività e si pensa ad una ulteriore. Dobbiamo però nella sostanza migliorare le performance del nostro sistema economico e sostenere maggiormente la crescita e lo sviluppo. Ciò si può fare investendo di più in qualità e in innovazione, ottimizzando il rapporto tra le risorse impiegate e i risultati perseguiti. È noto che la maggiore disponibilità di risorse che ci riserverà, si riverserà sulle Marche nei prossimi 4 anni, saranno proprio quelle provenienti dall'Europa. Si tratta di 1.200 milioni di euro verso ogni settore di attività regionale e, sebbene impiegate, potranno sostenere lo sviluppo dell'economia e la competitività del sistema produttivo marchigiano. Il rapporto che viene presentato questa sera, per cui siete stati invitati, indaga sulle modalità che potranno consentire un migliore impiego di queste risorse europee. I dati sono chiari. Le imprese regionali che sono state interpellate sono fortemente interessate a sviluppare questi progetti europei nel periodo 2014-2020. E lo dichiara l'88% delle persone e delle aziende intervistate. Nello stesso tempo, però, le aziende dichiarano di avere bisogno di assistenza progettuale a preparare i progetti, assistenza progettuale avanzata. E per questo non basta che ci siano le possibilità, non basta che ci siano le disponibilità, occorre preparare e conoscere le opportunità che esistano e i progetti. Le imprese richiedono un'informazione su misura, non generalista, bensì tarata sulle esigenze operative aziendali. Occorre organizzarsi sempre meglio per acquisirle e utilizzarle nei progetti maggiormente ambiziosi, che diano più respiro e sostegno alla crescita e all'innovazione e al futuro dell'economia e della società regionale. Dunque, per sfruttare al meglio le opportunità delle risorse tra il 14 e il 20, la principale sfida di sistema sarà quella di innalzare il fattore organizzativo imprenditoriale nel settore della europrogettazione specializzata. Le imprese sono chiamate a investire di più nelle risorse, ma soprattutto il compito fondamentale spetta alle associazioni di categoria, ai consulenti, ai liberi professionisti che dovranno cogliere le opportunità offerte dai fondi strutturali europei, concretizzandole nella stesura di progetti ottimali, svolgendo un'azione di autentico tutoraggio progettuale personalizzato delle imprese. L'Unione Europea si attende molto dai progetti che saranno presentati dalle imprese marchigiane dopo il riconoscimento delle Marche come regione imprenditoriale europea ottenuto nel 2014. La Regione Marche ha il compito di favorire questa crescita qualitativa, definendo con appropriatezza i bandi e soprattutto introducendo procedure semplificate e snelle che utilizzino adeguati supporti informatici.
La partita dei fondi europei sarà decisiva per le Marche. La corretta allocazione di queste risorse potrà incrementare la crescita economica della nostra regione di almeno un punto percentuale, riallineando il nostro sviluppo alla media italiana. Grazie a tutti per la presenza e l'attenzione.